Grazie. Com'è questa cabina nostra? Aspita. Qui siamo ancora a Bari e non ancora partiamo. Bellissimo veramente, perché qui abbiamo tutti i divani, la camera, e quella sicuramente, guarda, questo è il divano. Siamo dentro? Sì, col mare che ti passa sotto, quindi proprio bene, abbiamo fatto bene a prendere il balcone. Prossima volta prendiamo la suite. Ehi, allora, caspita, c'è un po' di vento. Ma qui siamo alla sommità. Vedi che ti porta? Sì. Sala giochi, slot machine, roulette. Grazie, dove vuoi giocare? Alla slot machine oppure alla roulette? Vado a grazie, vado a riprendere il teatro. Dove stai? Sulla splendida MSC. Come benvenuto, insomma. Sei in ansia per partire? No, no, non sono in ansia. Piuttosto l'operatore di ripresa credo che sia un po' in ansia.
sicuramente, perché, si qui, perché qui siamo arrivati alle 9 e adesso dobbiamo aspettare le 2 per partire, per andare in camera. Comunque i locali di aspetto sono meravigliosi. Wi-Fi della 9. Addirittura. Come primo locale di relax c'è stato tutto. Like the water, like skin, change, like the sky, like the wind, non indifferente, like a butterfly, would you live forever, never die? Would you smile forever, never cry? Everything you know, dead, like a door to a place. The suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rise. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? Come no, ci sono cause, contro cause. Perché c'è stato un periodo che praticamente subito dopo la guerra che c'erano. Chi è questa bimba? Andiamo giù di qua, qua c'è un rione, si chiama Rogliato e abitiamo qua dentro. Like a stone, like a hill. Cesare, ricorda questi prezzi perché voglio facere anche. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you when I hear you talk with her? A door to a place we've never been before. Would you live forever, never die? While everything. Ciao, facciamo vedere. La borsa Trieste, piazza della borsa, like the water, like skin, change, like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die? While everything around.
Would you smile forever and never cry? Well, everything I know. Dance like a door to a place you've never been before. Dance like space in the deep sea. The suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? Voilà. Voilà. Wow. Still like a stone, like a hill, like home. Mama. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? Talk with her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Dance like a door to a place we've never been before. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever and never cry? Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry, while everything you know passes?
like a door to a place we've never been before. Death like space, the deep sea, a suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising? Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? A stone, like a hill, like home. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? Her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Death like a door to a place we've never been before. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry? Wondering why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love. It's like
colonna del tempio di Zeus, perché si tratta di un tempio fatto anche prima, 600 a.C. Davanti all'ingresso, guardate qui che si vedono poche pietre qui giù per terra, qui era l'altare del tempio, il posto per le cerimonie, per i sacrifici, e questo è il posto adesso da dove parte la fiaccola, dove si accende la fiaccola per tutti i giochi olimpici moderni. Adesso non si vede qualcosa, ci sono solo poche pietre là. Vedremo per questo le foto. Allora, ecco qui, si vede il tempio dietro, si vedono le pietre dell'altare qui. Allora, ogni volta che abbiamo giochi olimpici estivi o invernali, ogni 2 anni, abbiamo qui questa bellissima cerimonia, c'è il gruppo, viene qui il gruppo, loro fanno le sacerdotesse del tempio di Era con il tipico vestito antico greco, si chiama peplos il vestito, e mettono là davanti dove c'è l'altro gruppo adesso, questa cosa qui che è praticamente uno specchio concavo parabolico che concentra i raggi del sole. Allora quando la sacerdotessa tiene dentro sua torcia, subito dopo 2-3 secondi si accende la fiaccola in un modo così naturale, sempre dai raggi del sole di Olimpia. Si usa solo lo specchio parabolico che concentra i raggi del sole e una torcia dentro e si accende sempre così, una cosa molto semplice, molto, molto facile anche. L'unica cosa difficile è scegliere il giorno giusto che c'è il sole, perché se piove, se come adesso, non si accende. Devono trovare il giorno giusto che c'è il sole, per questo alcune volte devono cambiare il giorno, anche l'ora della cerimonia. Quando c'è il sole, se fa anche caldo, si accende subito, 2-3 secondi si accende. Qui c'è solo il gruppo delle sacerdotesse, perché è una cerimonia, deve essere una cosa un po' silenziosa, intima. La gente aspetta nello stadio. Allora quando la fiaccola si accende qui, loro vanno piano piano per lo stadio tenendo la torcia, sì. E nello stadio dopo, e qui fanno prima una coreografia, ballano, cantano, parlano ad Apollo, che è il dio del sole, e poi vanno fino allo stadio, e nello stadio dopo la sacerdotessa passa la fiaccola alla torcia del primo tedoforo. Tedoforo sono loro che corrono poi con le torce, soprattutto atleti. Il primo allora prende la fiaccola con la sua torcia, corre per circa 500 metri, poi passa la fiaccola al secondo tedoforo, poi al terzo, e vanno così correndo inizialmente fino a Atene. La fiaccola fa prima il giro della Grecia, dopo una settimana, 10 giorni, arriva nello stadio Panatenaico, che è lo stadio antico di Atene. Dopo una cerimonia poi anche là, la Grecia offre la fiaccola alla città che ospita i giochi olimpici. Poi per 2-3 mesi la fiaccola fa un giro così, sempre con gli atleti, con i giocatori che corrono, passa per molte città, paesi, villaggi. Il primo giorno dei giochi deve essere nello stadio dei giochi olimpici, fino all'ultimo giorno. È praticamente la stessa fiaccola che si accende qui dai raggi del sole di Olimpia deve arrivare fino allo stadio dei giochi olimpici ogni volta. La prima volta era 1936. Oh, oh, oh. È arrivato qui. Peccato, ci volevo vedere. Ci volevo vedere. Aspetta, ci dobbiamo fare, Adriano. sì, 1936 la prima volta per i giochi olimpici a Berlino. La prima volta del cerimonia per i giochi. La prossima volta sarà l'anno prossimo. 2024, giochi olimpici a Parigi. Okay. Allora si accende qui 2-3 mesi prima. Di solito a maggio abbiamo la cerimonia, quando abbiamo giochi estivi ad agosto. Dipende poi anche dal giro che deve fare, però di solito sì, alcuni mesi prima. Però parte sempre di là. Allora, un'altra cosa, guardate là sopra che si vede un muro semicircolare con i mattoni. Mattoni significa periodo romano. Gli edifici che hanno i mattoni sono dell'epoca romana, ecco com'era, una fontana. 160 dopo Cristo, fatto da Erode Attico, che era un ricco romano, lui abitava ad Atene, ha fatto molte opere pubbliche ad Atene, qui ad Olimpia fa la fontana. Si chiamava Nimfeo, era dedicata alle ninfe. Il
muro che si mette là sopra, questo qui, questo muro semicircolare, poi c'erano due vasche per l'acqua, una vasca semicircolare là sopra, l'acqua passava ad un'altra vasca rettangolare in basso, posta tra due rotondi tempieti, le due colonne che si vedono là sono due delle colonne di questo tempieto. Vedremo poi nel museo tutte le statue che decoravano il muro della fontana e vedremo anche il toro. Tra le vasche della fontana c'era un toro grande così. Il toro era il simbolo delle acque, il simbolo dell'elemento liquido per i romani. E vedremo allora tutte le statue e il toro dentro il museo. 160 d.C. si tratta dell'ultimo edificio costruito dentro la parte sacra di Olimpia. Allora, là in fondo adesso per vedere lo stadio. Wondering why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules, maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Olimpici antichi, e là dietro si vede con le lastre di marmo, questa è la linea originale di arrivo, sì, la linea di arrivo, la linea di partenza si trova là in fondo. Gli atleti correvano sempre dritti tra le due linee, non come oggi, come potete vedere non ci sono curve qui alle due estremità dello stadio per facilitare le scorte. Così correvano sempre dritti tra le due linee, c'erano corsie tracciate sul terreno dello stadio con polvere bianca e ogni atleta utilizzava due corsie, attaccando per tornare. E dipende però anche dalla corsa, perché avevano vari tipi di corsa, correvano per esempio solo tra le due linee, 192 metri la distanza tra le linee. O avevano la corsa doppia, cioè andata e ritorno. E la corsa più lunga era 24 volte tra le due linee. E solo il primo era il vincitore, non c'era secondo o terzo come oggi, solo uno. Il modo della partenza era anche diverso, non come si fa oggi. Gli atleti stavano in piedi, un piede un po' più avanti dell'altro, e avevano le mani così per la partenza. E lo stadio però non era solo per la corsa, ma anche per tutte le altre gare, cioè la lotta, il pugilato, il lancio del disco, del giavellotto, tutto lo facevano qui dentro. Poi, come ho detto anche prima, non c'erano mai gradinate, mai posti a sedere per la gente, e gli spettatori si sedevano per terra, 45.000 spettatori seduti per terra, ci sono solo pochi posti là, ci sono le pietre adesso, che è la tribuna. I posti per l'autorità, per gli ufficiali, per la gente più importante. Mentre là che si vede un altare, poche pietre ancora, là era un trono per una sacerdotessa, la sacerdotessa della dea Dimitra. La dea Dimitra era la dea della natura, era un posto là dedicato a lei, è un trono, un unico posto di pietra per la sua sacerdotessa. Lei era l'unica donna che poteva entrare nello stadio. Solo lei, fortunata, eh? Erano nudi gli atleti, solo lei poteva vedere gli atleti nudi. Poi raccontava le altre donne fuori, c'erano varie cose, varie storie. Sì, era una sacerdotessa, solo lei allora, ogni volta era diversa la sacerdotessa. Dietro lo stadio c'era anche un ippodromo. Olimpia aveva anche un posto per le corse con i cavalli, con i carri, mai trovato però, perché là adesso passa il fiume Alfeo, non rimane qualcosa probabilmente a causa del fiume, però ci sono i testi antichi che ci parlano anche di un ippodromo molto più grande dello stadio per fare le corse con i cavalli e con i carri.
Lo stadio adesso non si usa più, è solo un sito archeologico. Solo una volta per i Giochi Olimpici di Atene, 2004 c'erano i Giochi Olimpici ad Atene, hanno fatto qui il lancio del peso, che era la prima volta che lo stadio antico si usa per Giochi Olimpici moderni. Però per i Giochi di Atene hanno deciso di fare almeno una gara qui ad Olimpia, per fare il lancio del peso. Okay. Allora, 5 minuti. Se volete una foto, fate una corsa. Circolare, rotondo, qui davanti. Guardate qui com'era. Era uno degli edifici più eleganti qui ad Olimpia. Era così. Il Filippeion, si chiama così Filippeion, costruito da Filippo, Filippo II, re di Macedonia, padre di Alessandro Magno. Costruito da Filippo e completato dopo la morte di Filippo da suo figlio Alessandro. 338 avanti Cristo, dopo una battaglia, la battaglia di Chieronea, che era una battaglia tra Filippo e alcune altre città della Grecia, Filippo era il vincitore. Come vincitore voleva ringraziare gli dei per la sua vittoria. Ha fatto un'offerta allora qui ad Olimpia, ha fatto cioè questo bellissimo edificio circolare rotondo. Era un regalo cioè da Filippo e Alessandro agli dei di Olimpia. E rotondo, allora con le colonne ioniche fuori, questa è la colonna ionica, guarda il capitello là sopra, com'è la colonna ionica, l'altra là per il tempio di Era, la colonna dorica, che è molto più semplice, molto più robusta, la colonna ionica. Il tempio di Era è la moglie, la dea della casa, della famiglia, dell'ospitalità, la dea più cattiva, più gelosa della mitologia, perché suo marito era sempre innamorato di un'altra. Lui aveva molte altre donne, aveva i figli con loro sempre. Allora lei, sua moglie, era sempre gelosa, era sempre arrabbiata con lui, voleva uccidere tutte le altre donne. Allora era famosa come la moglie più gelosa della mitologia greca. Si tratta però di una divinità importantissima. Il suo culto qui ad Olimpia è molto più antico rispetto a quello di Zeus. Cioè, inizialmente Olimpia era un posto per lei e poi per lui.
e per questo abbiamo prima questo tempio qui. 600 avanti Cristo, è periodo arcaico, circa 130 anni dopo abbiamo l'altro. Allora il Tempio di Era è uno dei primi grandi edifici qui ad Olimpia, oggi è uno dei templi più antichi che abbiamo in Grecia, 600 periodo arcaico, 600 avanti Cristo. E l'ingresso sta là in è la parte là in fondo, che si vedono le tre colonne più alte, la parte est sempre, aveva 6 colonne doriche davanti, 6 colonne dietro e abbiamo 15 colonne doriche per i lati lunghi. Era abbastanza lungo e basso, perché è dell'epoca arcaica. Adesso è importante anche per un altro motivo, davanti all'ingresso, là in fondo, dove c'era l'altare del tempio, tutti i templi avevano davanti un altare, un posto per fare le cerimonie, per fare i sacrifici. L'altare del tempio di Era adesso è il posto dove parte la fiaccola, dove si accende la fiaccola. Si accende sempre là davanti all'ingresso del tempio di Era. Allora, possiamo andare prima là per vedere il tempio di Zeus e poi facciamo il giro, vedremo là le foto, vedremo come si accende. Ok, andiamo. Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die? While everything around passes, would you smile forever, never cry? While everything you know passes, death. Like a door to a place we've never been before. Death like space, the deep sea, a suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? A stone, like a hill, like home. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? Her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? Change like the sky, like
prendendo a Santorini. Grazie. Come va? Va che il vento è tutti i capelli. Sta facendo una capigliatura sue sue. Sì, guarda che bella questa cosa. Thank you.
Chi? Elia, il profeta Elia. Questo qua vedo c'è scritto. Andiamo. Ci troviamo adesso sulla piazza centrale del paese, si capisce, qua è il centro, la chiesa ortodossa, accanto a noi, a qualche posto per mangiare qualcosa, ovviamente grazie allo sviluppo turistico, nel passato c'era solo una qua, così piccola e neanche buona, però era sempre il posto preferito del mio padre negli anni 90 quando ha cominciato a fare la guida a Santorini, perché non c'è il vento qua, che dappertutto sull'isola è ventiloso, è un po' scomodo di essere fuori. A questo punto, a ben che sia un po' anche oggi un po' ventiloso, si vede bene fuori e si mangia bene così in tranquillità. Sulla piazza centrale c'è anche questo monumento per coloro che hanno dato la loro vita per la libertà questo paese. Da questa parte si vede il periodo della prima guerra mondiale, però è ancora una volta, come tutte le due guerre da noi inglese, la prima, la seconda, è un po' più lungo perché comincia questo periodo da noi con le guerre balcaniche, con l'occupazione turca, già nel 14 secolo, e abbiamo dovuto fare la guerra per qualche anno per guadagnare più o meno la metà del territorio della Grecia. Però da noi questa grande idea, la grande idea, il padre di questa grande idea è il più grande politico, la figura più grande della vita politica della Grecia del secolo prima, che si chiamava Eleftherios Venizelos. Lui allora ha detto, già nei primi anni, prima ancora che la Creta faceva parte della Grecia, che ci vuole una Grecia più grande. Aveva ragione, però qualche volta le grandi idee diventano più grandi che dovrebbero essere. Anche da noi allora il grande problema è di fare di voler fare un paese molto più grande a quello che c'era. Quindi la guerra che si fa negli ultimi primi anni 20, contro la Turchia, nello spazio della Turchia, perché nel periodo, nel 1920, la Grecia ha anche una parte che era greca, faceva parte degli Smir, tutto questo popolo.
Pessoal. Questo è il Senato. Pardon. Facciamo un po' di posto. Spazio. Vogliamo lo presentare. Vieni amore. Poi questo è come il governatore, giusto? Esattamente, giusto? Il governatore. Il senatore. Cari amici, abitava sotto queste case, sotto questi tetti che vediamo. Ma non devi da chiedermi cosa sia questo. No, è un museo dentro il museo all'aria aperta. Durante gli scavi trovarono delle case. Ovviamente lo stile più o meno come quello che voi avete in Italia. Conosciuti a tirare un Pompei, stessa cosa, decorazione eccetera eccetera, però questi qua sono tutti in Dio, al pian terreno loro avevano negozi e sopra abitavano. Questa gente erano utenti di acqua. Loro, a casa loro, avevano sempre acqua corrente. Poi ci sono gli edifici dello Stato. Lo Stato doveva fornire acqua ai suoi edifici. Poi questo luogo viene il fontane pubbliche che al popolo. Dunque, ammettiamo che questo sia il serbatoio di acqua. Dal punto più alto l'acqua più limpida, però il governatore aveva, non voglio dire un difetto, ma il sistema aveva un difetto. Quando scendeva e lui poteva perdere l'acqua abbastanza presto. Poi secondo livello sono gli edifici pubblici che ricevono, e alla fine il popolo guarda, guardate il colore dell'acqua che c'è qui. Ecco, però fino all'ultimo momento, caro ingegnere, loro avevano acqua. Non di buona qualità, ma avevano. Questo è il sistema
della distribuzione della le scritture attaccate, c'è un fiore di qua, manca la metà. No, ditemi qualcosa di serio. Non guardi, qui secondo me questo monumento è il monumento più importante che ci sia, non a Efeso, non in Turchia, ma se ne troverete un altro simile a questo in Italia dovete essere contenti, perché questo mette al servizio del cittadino la scienza dell'ottica, perché mette tu occupar, ecco, esatto, hai capito? Ecco, tuo occhio messo al fuoco permette di lei di passare dalla riga superiore a quella senza perdere l'errore di parallassi. Però c'è molti cretini